sì, sì. Al centro dello schieramento Air Crew, all'esterno Aguilera in prima posizione anche Perica, per linee interne Huntingham, quindi a contatto Fancy Beat, Mazzore in coda tutti, Rob King, con Huntingham che per linee interne va davanti, all'esterno migliora Authentic, con Huntingham in vantaggio, poi Perica, Aguilera, Mazzore, Fancy Beat, Air Crew, Mille Gauss, Red King, si attacca la piegata conclusiva con Huntingham in vantaggio nei confronti di Perica ed Aguilera, quindi Mille Gauss, Mazzore, Authentic, Air Crew, Fancy Beat, Red King, tre quarti della piegata, c'entra in dirittura di arrivo, intersezione delle piste con Huntingham in vantaggio nei confronti di Aguilera, Perica, Mille Gauss, Mazzore che comincia a essere richiesto all'esterno Fancy Beat, Red King, altro per linee interne, ancora in vantaggio Huntingham nei confronti di Perica che ci crede e ci prova la sua esterna, poi la risalita anche di Mille Gauss, Huntingham in vantaggio lungo lo steccato, attaccato da Perica e Mazzore all'esterno, Perica sta passando in vantaggio su Huntingham, poi Mille Gauss, Perica all'esterno, Huntingham all'interno, Perica, Huntingham, due vicini sulle pale, poi al quarto posto Mille Gauss con Mazzore vicino, Perica dovrebbe averla spuntata nel finale all'attacco di Huntingham, e due in aperto dibattito con lo scatto di Perica che a fil di palo copre completamente